Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme i macarons, uno di quei dolci che ami e odi allo stesso tempo, perché ci vuole veramente molta accortezza nel prepararli, ma quando poi riescono e vengono fuori ti danno tanta soddisfazione. Allora, partiamo subito. Oggi faremo una ganache al cioccolato e caffè ed è la prima cosa che prepareremo perché deve riposare. Mettiamo all'interno di un pentolino la panna fresca, 40 grammi, e un cucchiaino di caffè solubile. La portiamo a bollore e nel frattempo portiamo anche a sciogliere il cioccolato fondente. Quando il fondente sarà sciolto, versiamo la panna all'interno del cioccolato in due step, fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. A questo punto dobbiamo aggiungere l'altra restante parte di panna che deve essere fredda di frigorifero. Quindi aggiungiamo 80 g di panna fresca, mescoliamo bene e mettiamo la ciotola coperta con pellicola nel frigo per almeno un giorno. Il giorno dopo basterà semplicemente montarla come una panna montata. Allora, adesso possiamo preparare i nostri gusci. Quindi andiamo a mettere in una ciotola le mandorle tritate, farina di mandorle già comprata, insieme allo zucchero a velo e il cacao in polvere. Lo setaccio per evitare grumi, utilizzando la farina di mandorle della marca Farine Magiche di Lo Conte. Allora, a questo punto, dopo aver setacciato le farine, andiamo a sgrassare un attimino gli attrezzi con dell'aceto. È importante perché qualsiasi residuo di grasso potrebbe non far venire fuori i nostri macarons. Dopo aver sgrassato, iniziamo a preparare il nostro sciroppo di zucchero. Faremo una meringa all'italiana, quindi mettete in un pentolino 65 g di zucchero e 20 g di acqua e portate a bollore fino ad arrivare ad una temperatura di 118 gradi. Nel frattempo mettete nella planetaria due albumi di uovo a temperatura ambiente insieme a 10 g di zucchero e iniziate a montare fin quando diventeranno completamente bianchi e belli spumosi. A questo punto, quando lo sciroppo sarà arrivato a 118 gradi, possiamo iniziare a diminuire la velocità della planetaria e a versare all'interno il nostro sciroppo lentamente. Quando avrete finito di inserire tutto lo sciroppo, potete aumentare la velocità della planetaria e continuare a mescolare per circa 10 minuti, fin quando comunque il composto risulterà freddo, quindi non sarà più caldo. La meringa deve risultare bella ferma, come appunto state vedendo nel video. A questo punto possiamo iniziare a inserirla all'interno delle nostre farine. Quindi iniziamo con circa 2 cucchiai e mescolate. Come si mescola? Mescolate semplicemente portando la spatola sui lati. In questo modo non andremo a smontare l'albume. Quando vedrete che il composto risulterà leggermente umido, potete iniziare a mettere l'altra meringa, quindi sempre a 2 cucchiai, 2-3 cucchiai alla volta, in 3 step. Come potete vedere, io cerco di rimanere sui bordi e poi quando voglio magari far assorbire un po' di più la farina al composto liquido, chiamiamolo così, do 2 colpi al centro e poi continuo a mescolare sempre tenendomi sui lati della ciotola. Questo procedimento può durare qualche minuto e è molto importante comunque stare un po' di tempo lì, perché dobbiamo ottenere un composto comunque liscio e deve cadere a nastro, non si deve spezzare.
Quando cade a nastro senza spezzarsi, allora è pronto per essere messo nella sac à poche. Il composto però non deve essere liquido, se è troppo liquido avete mescolato troppo e forse magari in maniera sbagliata. Io utilizzo un tappetino in silicone, però potete tranquillamente mettere una teglia con carta forno. Lasciateli asciugare a temperatura ambiente 40-45 minuti. Dipende anche dall'umidità che c'è quel giorno. Possibilmente non fate macarons quando piove perché non vi verranno mai. A questo punto, dopo 45 minuti, metteteli nel forno a 140 gradi statico per 15-25 minuti, dipende da quanto piccoli li fate o da quanto grandi li fate. A questo punto lasciateli raffreddare, li farcite con la ganache che abbiamo preparato il giorno prima e i macarons sono pronti. Ovviamente vanno fatti riposare almeno un'ora in frigo prima di servirli, meglio ancora se li congelate 24 ore. Ragazze, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se provate a farlo. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!